L'attentato al Museo del Bardo di Tunisi del 18 marzo scorso ha costato la vita a 24 persone e non ha scoraggiato le Caritas di 15 paesi a riunirsi proprio a Tunisi per il Migramed, la piattaforma di confronto su migrazioni, diritto d'asilo e tratta di esseri umani. L'arcivescovo di Tunisi, Monsignor Ilario Antoniazzi, ha apprezzato questo gesto di coraggio che imprime speranza al popolo tunisino e ha approfittato per riflettere dalla sponda sud del Mediterraneo su quanto sta succedendo ai migranti che cercano la sperata felicità in Europa. Eccellenza, lei ha detto che i migranti non sono pacchi. Credo che per noi sia importante dar loro una risposta, come persone umane degne, di essere rispettate ed amate. Lei ha anche detto che alcuni paesi europei devono farsi un profondo esame di coscienza. Non vorrei fare nomi, non è vero. Però certamente il problema libico, per esempio, non è stato creato dalla Libia. E anche lì la responsabilità è di chi? È di chi? Noi oggi stiamo lì a guardare per criticare, però credo che sia una bella cosa farsi un esame di coscienza e vedere se non abbiamo delle responsabilità. Almeno riconoscerle, non negarle, far finta di nulla e portare tutto il problema sui migranti che vengono oppure su una situazione tragica come quella della Libia.